giocattoli. Come ti chiami? Come ti chiami? Ma è vero che hai 17 anni e non hai il telefonino? Verissimo. Cioè non usi il telefonino? Zero. Quindi si può vivere senza telefonini? Certamente. E come fai, scusami, rispetto ai tuoi compagni che sono sempre attaccati? Ma li scrivo su Facebook, social network, più usato dei cellulari, secondo me. Ma se tu devi comunicare con... Il numero del futuro è Facebook. Il numero del futuro è Facebook? Sì, sì. Quindi si può vivere senza telefonino? Certamente. E i tuoi amici come fanno, scusami? Ma non li sento, i miei amici. Io esco e so che li vedo. Ormai so già gli orari in cui li vedo, dove li vedo. Quindi non ho bisogno di sentire. Quindi... Io la penso così. Quindi si ritorna come una volta, ci si dà l'appuntamento da qualche parte. Ma anche senza darsi l'appuntamento. Io mi do l'appuntamento pochissime volte. Ecco, ma ce l'avevi il telefonino una volta? Ce l'avevo, sì, sì. E poi? Una volta che si è rotto non è mai più aggiustato. Da quanto tempo è che ce l'hai rotto? Un annetto quasi. Perché i tuoi amici, vieni, venite qui che dovete confermare quello che dice il vostro amico. Avanza. Io non giro con nulla. Ma è vero quello che dice il tuo compagno? Sì, è vero. E tu invece il telefonino ce l'hai? Sì. Non puoi farne a meno? Io sì, posso. Perché lo usi? Perché è comodo. È comodo. Ma hai sentito, lui dice che è comodo. Quindi ci sono due scuole di pensiero diverse. Ma sì, ognuno alla sua. Quindi lo diciamo, si può vivere senza telefonino. Si può vivere senza telefonino. Ma senza Facebook no. Senza Facebook è già più grave che senza cellulare. Ai giorni d'oggi, adesso. Quindi se non hai Facebook sei tagliato fuori dal mondo. Sei marginale. Viva Facebook! No, ma non viva Facebook, però viva chi ha inventato Facebook.